buonasera a tutti, sono come Claudia, vicepresidente della società operaia di Mutuo Soccorso che questa sera vi ospita. Volevo leggere due righe di saluto che mi ha inviato la presidente Gabriella Bondavalli, che questa sera purtroppo è assente e si scusa per motivi di lavoro. Nel ciclo di serate i venerdì in SOMS è per noi un onore ospitare questa conferenza organizzata dagli amici di Marcello, che intendono accendere i riflettori sulla tematica dei comportamenti da seguire per il benessere e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Argomenti questi che ben si intrecciano con le inossidabili finalità del Mutuo Soccorso. Oggi, come allora, una maggior consapevolezza ci aiuterà a contrastare l'individualismo che sgretola ogni forma. Due parole di presentazione del nostro sodalizio. La società operaia Mutuo Soccorso Felice Cavallotti di Lentiai nasce ufficialmente il 1 gennaio 1898 e all'articolo 2 dello statuto pone come scopo il mutuo soccorso, l'istruzione, l'eccitamento al lavoro e tutto quanto tenda al miglioramento delle condizioni morali e materiali dei soci. Non a caso il simbolo della SOMS, dipinto da Luigi Cima, sulla parte bianca del tricolore bandiera sociale, rappresenta due mani che si stringono ed intrecciano, le mani in fede, simbolo universale del mutuo soccorso. Nell'ultimo decennio SOMS Lentiai ha ripreso vigore, ripensando e reintegrando con le più diverse spinte ed esigenze del mutuo contesto sociale, sempre nel rispetto e nella comprensione reciproca, partendo da dei valori antichi ma sempre attuali. Vi saluto fraternamente e vi auguro una buona condivisione. Mi permetto di aggiungere due ringraziamenti agli sponsor che questa sera hanno permesso la realizzazione della serata, che sono la panetteria di Lucia Cossalter, oltre poi a Calvi Alimentari e allo studio dentistico Panella. Io sono veramente contenta di ospitare questa sera gli amici di Marcello e il relatore Tosolin Fabio, professore al Politecnico docente a Milano, perché il tema è veramente molto interessante e direi attualissimo e bisogna portarlo avanti e farlo conoscere a più persone possibile. Grazie davvero e buona serata a tutti. Allora, io sono Antonio Giuseppe, collega e amico di Marcello, e abbiamo organizzato la serata con l'intento di ricordare un amico che è venuto a mancare per un incidente sul lavoro. La serata è interamente autofinanziata dai colleghi e organizzata con la SOMS, società operaia di mutuo soccorso, allo scopo di sensibilizzare la comunità sul delicato tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro, per trasformare questa esperienza drammatica in un'occasione di conoscenza e apprendimento collettivo. Un ringraziamento da parte nostra alla SOMS, alla Presidente, ai colleghi e amici di Marcello, alla Carmen che è sempre disponibile, ci ascolta sempre, registrando una lezione di vita, e al professor Tosolin, docente al Politecnico di Milano, presidente di ARPA e si è sempre interessato della materia dell'organizzazione del lavoro, del comportamento che si assume, i comportamenti che vengono indotti e i comportamenti dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro. Volevo solo citare due piccoli passaggi della 93 e del 104, sì, della direttiva europea sugli orari di lavoro. Per citare questo mi aiuto con la normativa dove la sicurezza viene citato testualmente così: che il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. Questo è il primo passaggio, quindi a prescindere, cioè la salute dei lavoratori a prescindere dall'aspetto economico. L'altro passaggio viene citata che vengono citate che le modalità di lavoro possono avere ripercussioni negative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,
che l'organizzazione del lavoro, secondo un certo ritmo, deve tener conto del principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano. Penso che sia questo il tema. Ok. Quindi la domanda, parlando con lavoratori di vari settori, la domanda che ci poniamo spesso è questa: quanto posso dare e quanto mi può chiedere l'azienda? La domanda è possibile trovare un punto di equilibrio per il benessere del lavoratore all'interno dell'organizzazione per azzerare, perché questo è l'intento nostro, azzerare gli infortuni sul posto di lavoro. Ecco, quindi questo è il tema. Grazie. Ecco, allora, bella domanda. Se siete d'accordo, facciamo così. Grazie. Io parlo e mentre io parlo voi mi interrompete con domande, commenti, insulti, lancio di oggetti, perché così voi vi divertite di più e soprattutto così, insomma, dialogando si possono approfondire meglio le cose. Sì, io mi occupo di comportamenti lavorativi e in particolare di comportamenti di sicurezza, perché per una ragione semplicissima: nessuno di voi ha mai avuto né potrà mai avere nella vita un incidente senza che questo sia causato dal comportamento di qualcuno. Per esempio, questo è se tu spacchi la legna nel modo, con il comportamento sbagliato, e te resta storto. Quando tu hai un incidente in macchina, o è il tuo comportamento, hai fatto qualche manovra che non dovevi, oppure il fermo semaforo e qualcun altro stava facendo questo, cioè stava guardando il cellulare invece di guardare che tu ti eri fermato. E anche se ti si rompe il semiasse, è sempre il comportamento di qualcuno, perché è quel meccanico, che sono già due volte che quando porti la macchina per tagliando non lo ingrassa e quindi si rompe e quindi è l'incidente, oppure 15 anni fa il progettista di quel semiasse, che era una ditta esterna della Fiat, che aveva un contratto, doveva fornire i disegni della macchina a un certo giorno, è arrivato lungo. E allora, per non pagare la penale di 200.000 euro, invece di fare i calcoli precisi, li ha copiati dai disegni di un'altra macchina. Ha detto: più o meno dovremmo esserci. 15 anni dopo, questo comportamento del progettista ucciderà qualcuno. Quando è crollato il ponte Morandi, voi direte: ma lì è un fatto tecnico. No, è il ponte Morandi. Andare a vedere se il ponte è in ordine è un comportamento. Andare a vedere una volta ogni 6 anni o andare a vedere una volta ogni 6 giorni è un comportamento diverso. Andare a vedere il ponte, guardare su e dire: mi sembra a posto, andare via, è un comportamento. Posteggiare la macchina al geometra, andare fin su, arrampicarsi fino in cima e guardare da vicino 20 cm è un altro comportamento. Mettere lo scotch ogni volta che vai, così la volta dopo, se lo scotch si è rotto, ti accorgi che si sta aprendo la crepa, è un altro comportamento. Anche mettere il tondino da 10 invece che quello da 8 è un comportamento. Allora, voi vedete che il ponte non crolla per quell'evento che i napoletani conoscono bene, che chiamano sfiga. Il ponte crolla per il comportamento di qualcuno, qualche volta anche per il comportamento di più di uno, no? Allora, non esiste, tranne il meteorite che ti casca in testa, non esiste un incidente che non sia causato dal comportamento. Quando in un cantiere ti cade un martello in testa è perché tu stavi camminando di sotto, e mettersi il casco è un comportamento, anche toglierselo è un comportamento. Anche appoggiare la mazzetta da un chilo sulla balaustra invece di metterla nel cestello, dove è più sicuro, è comportamento anche quello. Allora, tutto che cosa si riduce? È una roba semplicissima. Basta che tu ottieni il comportamento giusto e un incidente non ce l'hai più. Se non è facile, no, è difficilissimo. Pensate che noi sul lavoro in Italia abbiamo ogni anno, voi sapete il numero, sì, quanti incidenti abbiamo sul lavoro ogni anno? Quanto? Incidenti non... No, morti, morti, feriti, ciechi, azzoppati, paralitici, o anche solo mi spacco un dito, mi taglio 3 punti di sutura, circa quanti?
Buttili una cifra, dai. 3.000. 30.000. 1.000.000. 1.000.000. Sì, 1.000.000. Dice, ma quanti lavoratori abbiamo in Italia? Pochissimi, sempre meno. In realtà, se togliete i dipendenti dell'INAIL, quelli delle assicurazioni, insomma, gente che farsi male sul lavoro è davvero difficile, devi pigliare la testa e piccarla sul muro. Quindi se tu consideri gli operai, i contadini, i muratori, gli elettricisti, cioè la gente che si mette, i pescatori, cioè la gente che si mette a rischio in Italia non sono più di 10-12 milioni di persone. Siccome 1.000.000 di loro ogni anno si fa male, più o meno seriamente, vuol dire che un lavoratore sa già che in media, in 40 anni di lavoro, andrà 4 volte in ospedale. Più o meno, o se non va in ospedale, comunque va al pronto soccorso della ditta, insomma qualcosa deve fare. Allora, la domanda è, questi sono tanti o sono pochi? E sono tanti. In realtà ci sono aziende belle dove gli incidenti sono molti di meno, ma anche 50 volte di meno delle altre aziende. E ci sono aziende dove gli incidenti sono 50 volte di più. Dice, perché? A Napoli direbbero sempre, vedi, a sfiga. Quella ditta è già una sfortuna e allora gli tocca più spesso. Quell'altra hanno la fortuna e allora gli tocca di meno. Non è vero. Un po' è dovuto al tipo di lavoro. Se voi andate a considerare un contadino, vedi che il contadino non si fa male una volta ogni 10 anni, si fa male 4 volte ogni anno. Infatti, se voi spogliate un contadino, vedete che c'ha uno sbrego sul braccio perché è col falcetto, no? E poi zoppica perché sono caduto giù nel fosso, no? E come mai c'hai tutta la spalla storta? È perché mi si è ribaltato il trattore. E siccome faceva caldo avevo tolto il roll bar, quella roba che mi protegge andando sulla vigna. E tutto questo ci porta a un unico discorso, che è questo di cui poi è la roba di cui mi occupo io, ma io faccio lo scienziato. Che cos'è che causa il comportamento? Perché lui cammina sull'orlo del burrone senza cintura e lui invece si tiene 10 metri più indietro, perché lui è prudente. Toigo, voi lo conoscete, forse è nato lui, si piglia tutti i rischi che può. Cioè, perché? Cos'è che fa la differenza? Questa cosa è stata molto studiata e adesso noi non crediamo, noi sappiamo che il comportamento di questi due operai è causato da una sola cosa, che è l'ambiente fisico intorno a loro. Alla domenica è l'ambiente dei tuoi amici mentre andavate a fare quella gita, e al giovedì è l'ambiente della fabbrica o del posto dove lavori. Se tu cambi gli stimoli che l'ambiente dà a un uomo, tu cambi il suo comportamento di sicurezza. Tutto qua. Dice, come si fa? Ah, questo è un altro paio di maniche. Ma la cosa da avere molto chiara è che l'unica cosa che determina il comportamento sicuro suo, che cammina 10 metri dentro, e il comportamento rischioso suo che cammina sull'orlo del burrone, è l'ambiente in cui loro vivono e anche gli ambienti in cui hanno vissuto prima. Esempio, tu vedi che il vostro collega alla domenica ha un incidente tremendo. Perché? È perché lui va in giro con delle moto e con 4 amici suoi, e l'ambiente sociale lì è fatto così, e cioè chi arriva ultimo paga da bere e questi bevono l'ira di Dio, 1 litro di Bertagnoli ciascuno. E quindi loro quella strada lì la fanno come dei pazzi. E lui si è preso un sorpasso che non si sarebbe preso mai, perché la curva era troppo vicina, se non avesse avuto vicino quei 3 delinquenti dei suoi amici che lo pigliavano in giro. Siccome essere preso in giro perché arrivi sempre ultimo è brutto, tu ti pigli un rischio per evitare una cosa brutta. Tutto qua. Dici, però è pazzo il nostro collega, perché è andato a rischiare la vita solo per una presa in giro. E no, perché qui va fuori un piccolo discorso complicato. L'ambiente non è una roba generica, l'ambiente è la somma degli stimoli che tu prendi. E gli stimoli che ti dà l'ambiente sono di due tipi.
Ci sono quelli che l'ambiente ti dà prima del tuo comportamento, che non contano quasi niente. Poi ci sono gli stimoli che l'ambiente ti dà dopo il tuo comportamento. Quelli hanno una potenza bestiale. Eh sì. Se voi dite, se cioè, tu hai, non so se avete in casa quelli piccoli che entrano in casa che sono anche carini, no? Poi a spese tue diventano più grandi, poi ti si rivoltano contro, sono i figli. Sì, sì, verso i 16 anni anche prima, già verso i 14, no? E tu vedi che, dice, ma è strano però, perché mio figlio fino a 10-11 anni era un bravo ragazzino. Poi dai 12-13 ha cominciato a bestemmiare, sputare per terra, fa la gara di rutti con i colleghi. Dice, ma chi gli ha insegnato questi comportamenti nuovi? L'ambiente? In quanto? Lui adesso non passa più pomeriggi in casa con tua mamma, cioè con la nonna. Ha cominciato a passare i pomeriggi ai giardinetti con il compagno di banco, ripetente. E quindi? Il compagno di banco è un insegnante bravissimo. Gli ha insegnato tutte le bestemmie possibili. E si diventano un mondo a dirle e puoi scappare via. E quindi? E quindi tuo figlio ha soddisfazione a fare il birbante. Tutto qua. Dice, e perché mio figlio mi chiede 10 volte le cose? Questo è perché tu sei tremendo. In quanto se lui ti chiede una sola volta, mamma per piacere mi compreresti il gioco, tu dici no. Ma tu vedi che se lui insiste, tu qualche volta dici sì. E lui allora ha imparato la roba. Che per avere un bambino piccolo così devo insistere un'ora a piangere. Chi gli ha costruito il comportamento? Tu. In quanto gioco glielo compri solo se piange. Se chiede educatamente glielo compri. Allora, quando noi progettiamo un ambiente di lavoro che ti fa lavorare sicuro, è facilissimo. Basta costruire un ambiente di lavoro dove chi fa i comportamenti sicuri ha conseguenze positive, immediate, e frequenti. Facile. Cioè io ho un elettricista, lui, e lo pago a cottimo. Ecco, hai già progettato un ambiente un po' particolare. Perché? Perché quando il suo collega gli dirà mi passi il cacciavite a stella, lui, che fino a ieri, che era pagato a stipendio fisso, faceva il giro, saliva sul ponteggio e glielo porgeva dalla parte del manico, che è un comportamento sicuro, no? Da quando lo paghi a cottimo, sapete cos'è il cottimo? Lo paghi tanti pezzi che ti fa. Da quando lo paghi a cottimo, se un lavoratore distante da lui gli dice mi passi il cacciavite, lui dice ciao e glielo lancia. Però se glielo lancia è un po' più pericoloso, perché l'altro dovrebbe pigliarlo al volo, se non lo piglia rischia che gli vada un occhio, no? Sì? E perché lui lo lancia? È semplicissimo. Perché gli avete costruito un ambiente in cui se io vado col cacciavite in mano a portarlo al collega perdo 5 pezzi che stavo abitando. Io oggi torno a casa con 1,50 euro di meno. Se mi chiedono il cacciavite 9 volte torno a casa con 15 euro di meno. Moltiplicatelo per 20 giorni e fa 300 euro. Avete costruito un ambiente dove per evitare di perdere gli euro io lancio i cacciaviti. Non è difficile. E tu vedi che c'ho fossato qua, no? Di là c'è lei che mi ha chiesto se posso portare il piccone là. Allora io ho due strade, posso saltare il fossato, che però è pericoloso perché se non riesco a saltarlo bene cado giù, oppure vado a prendere, c'è anche il cartello che dice obbligatorio prendere il ponticello che abbiamo costruito apposta. Cioè, come mai gli operai saltano e non vanno a prendere poi il ponticello? Sono pazzi. No, è semplicissimo. Se io salto, lei è lì, il fossato è qua. Se io salto, io non mi stanco e impiego 2 secondi. E dico, tieni. E lei mi dice, grazie, che svelto. Questa è una conseguenza positiva, è immediata ed è anche certa. Se io obbedisco al cartello, io devo fare 300 metri sotto il sole di luglio per arrivare al ponticello, attraversarlo e fare altri 300 metri, sempre con in mano questi attrezzi che pesano, e glieli porto a lei. Se io uso il ponte, l'ambiente cosa mi dice?
Sai cosa mi dice lei? Dio buono, dai, andiamo a casa, più qua. Vedi che lei mi grida. Così è lei maledetta, no? E perché questo? È molto semplice. Perché se io faccio 600 metri per fare il lavoro sicuro, io impiego molto più tempo. E il mio capo giustamente mi dice, dai Dio buono, se tutte le volte che ti chiedo un piccone sto qui mezz'ora a aspettarti. Allora tu vedi che se io salto, mi stanco di meno, molto di meno, e ho anche l'approvazione del mio compagno che dice grazie. Se io faccio il giro come vuole il cartello messo dal capo della sicurezza, io mi stanco 50 volte di più, e se ho in mano 25 kg di roba, 600 metri, diventa come 20 km, e inoltre tutte le volte impiego un sacco di tempo. Andiamo a casa più qua. Tutto qui, vedete? Basta costruire l'ambiente in un certo modo e l'ambiente è più o meno costruito in modo da farti fare l'incidente, no? Questo qui voi lo vedete bene, ma perché non è che sia una roba, dopo lo vediamo meglio, ma è giusto per anticiparvelo. Tu vedi che quando il ragazzino, non so, 16 anni esce alla sera, sabato sera, esco, tu vedi che la mamma gli fa la domanda stupida, che è questa, dove vai? Perché è una domanda stupida? Perché che lui vada, a Feltre, a Belluno o a Trento, cambia niente. Infatti la nonna dice alla figlia, lascia stare dove va, frega niente. La nonna ti chiede con chi esci stasera. E se tu dici, guarda, esco con Toigo, tu vedi che la nonna dice, no, tu stai a casa. Perché? Perché lo conosciamo, no? E allora, Toigo ti avrai un ambiente sociale se vai con lui, no? Per cui lui ti farà bere come un pazzo, tornerai a casa completamente ubriaco, cadrai almeno 4 volte con quella moto e rischierai la vita se vai con Toigo. Se invece mi dici che alla sera, scusi, a lei come si chiama? Stefano. Ecco, dici, con chi esci? Da piccolo, quando era quadrato. Ah, vado con mio amico Stefano, la nonna c'è Stefano, sì, mi raccomando, divertiti. Perché con Stefano sì? Perché se esci con Stefano, no? Insomma, no? Andrete al massimo a tirare qualche sasso nel fiume, ma non berrete quel mezzo litro di grappa e poi per fare la gara che era fatta prima. E quindi io so che se esci con Stefano torni a casa vivo, se esci con Toigo non si sa. E quindi la nonna ti dice con Toigo no, con Stefano sì. Si chiamano cattivi, scusa Toigo, no, è solo gli esempi. Ma tu vedi che sono le cattive compagnie, non sono altro che l'ambiente in cui tu inserisci tuo figlio. Tutto qua, una roba banale. Infatti alle medie tuo figlio peggiora, perché? Perché esce dall'ambiente della famiglia, dove quando hai 6 anni stai sempre in famiglia, col nonno, la nonna, lo zio, papà, Massimo, il fratello maggiore, che già però qualche cosa da... E tu vedi che da 14 anni esci, stai 5 ore con quel compagno di banco, ripetente, maledetto, no? E al pomeriggio fai altre 5 ore giardinetti con lui, totale 10. Tu sei il figlio del compagno di banco. Devi solo superare, no? Che il compagno di banco sia decente. Ecco, questa cosa qua, che sembra una cosa banale, sapete che non è conosciuta neanche da chi scrive la legge? No. Perché chi ha scritto la legge sulla sicurezza, la nostra legge, noi abbiamo una legge sulla sicurezza che si chiama Decreto Legislativo 81. Chi l'ha scritto non aveva idea di come funzionano gli incidenti. Perché ha scritto due cose, una insufficiente e una sbagliata. La legge cosa dice? La legge dice, il datore di lavoro, cioè l'azienda, è tenuto a formare e informare il lavoratore sui rischi. È una roba che non è sbagliata, però è largamente inutile. Perché? Io per esempio sono stato formato e informato. Mi hanno fatto una scuola apposta, si chiama scuola guida e poi ti danno la patente. E mi hanno detto che bisogna fermarsi completamente agli stop, sorpassare solo se c'è la riga discontinua, tutte le volte che c'è scritto 30, tu da 70 scendi fino ai 30, no? Mi hanno detto che bisogna fare così. Io oggi a Desenzano ho trovato, l'avete anche sentito in televisione, quel patatrac tremendo, macchine ribaltate, 40 minuti fermi in coda, e io dopo ho fatto di tutto per recuperarli. Io non ho rispettato neanche una delle cose che io so che devo fare. Questa è la verità. Quando tu a tuo figlio dici studia,
e lui ti dice tranquillo, e a te ti viene freddo. Perché? Perché in realtà il cuor tuo sai che adesso che lui è informato che deve studiare, non vuol dire che non lo fa. Anche lui è informato che non bisogna bere più di un bicchiere e mezzo di vino alla sera. Però essendoci nella caraffa un litro, ho dato via tutto. Allora, è quasi inutile informare il lavoratore sui rischi. Perché? Perché l'informazione di per sé non garantisce il comportamento di sicurezza. Il cartello di vieto di sosta, e tu vedi sotto un grappolo di macchine. Dici, ma come? Il cartello non è informativo. Certo è informativo. Ma siccome sotto c'è posto e altrove no, se io la metto sotto il cartello ho soddisfazione, perché parcheggio e riesco a arrivare in orario. Se vado a cercare un altro posto, non lo trovo, arrivo in ritardo e il mio capo mi fa un mazzo così. Anzi, come povero Fattozzi, gli tolgono mezz'ora dalla paga. E quindi chi ubbidisce al cartello viene punito, chi disubbidisce al cartello viene premiato. Avete costruito un mondo alla rovescia. Voi mi direte, ma se metti la macchina sotto il cartello di vieto di sosta, pigli la multa. No. Se io vado a cercare un altro posto, al 100% tolgo che il mio capo mi toglie 10 euro perché sono arrivato tardi. 100% è sicuro. Sono sicuramente punito. Se metto la macchina sotto il divieto di sosta, sono certo che non sarò punito da Toico perché arrivo in orario. Riesco a timbrare il cartellino. E in più ho visto che mettendo la macchina lì, la multa la piglio in media una volta ogni 60-80 volte. E quindi l'essere umano è guidato dalla frequenza delle conseguenze. Le conseguenze che sono rare non hanno nessun effetto su di voi. Le conseguenze che sono certe, frequenti, hanno un impatto enorme. E allora tu vedi che, per esempio, no? Lui laggiù, voi non lo sapete, ma lui fuma come un turco. No? Cioè, perché fai questo comportamento che fumi? Sai che se fumi ti verrà l'infarto e se non ti viene l'infarto ti viene il tumore al polmone. Tieni. Che è una conseguenza brutta, no? E perché lui fuma lo stesso? È molto semplice. Perché il tumore è una conseguenza. Quante conseguenze sono il tumore? Una. È una sola conseguenza. Ed è immediata o futura? È futura. Ci vorranno 30-40 anni di sigarette prima che gli venga. E quindi è anche incerta. Cioè, mio nonno ha fumato tutta la vita come un turco e per ammazzarlo hanno dovuto passargli sopra col trattore. Beh, sì, povero uomo, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che una conseguenza, anche se molto grave, ma che è lontana e incerta, non ha effetto sull'uomo. E cos'è che lo fa fumare invece? Ah, è questo. Tutte le volte che lui accende la sigaretta, non fa in tempo a mettere la sigaretta in bocca, a fare questo comportamento con l'accendino, e lui prova una sensazione piacevole che si chiama relax, lui si rilassa. Pensa che ieri ha acceso 42 sigarette, si è rilassato 42 volte. Chi vince? Una conseguenza brutta fra 30 anni o 42 conseguenze al giorno, tutti i giorni, ogni volta che accendo? Lo stesso succede con le grappa, lo stesso succede con qualunque tipo di cosa che sia immediatamente soddisfacente. Cioè, perché tu salti su sto manetto fossato? Perché quando salto sul fossato sono velocissimo e lei che è il mio capo mi dice, certo che Tosolin fossero tutti come te i lavoratori. Lei mi sta uccidendo, perché? Perché lei mi gratifica quando io faccio il comportamento a rischio. Tutto qui. E allora quando io lancio il cacciavite al collega, che è il comportamento a rischio, io metto in saccoccia 50 centesimi. Se io glielo porto, io quei 50 centesimi li perdo. Avete costruito un mondo alla rovescia. Tutto qua. Questo mi spiega perché ci sono aziende che in un anno hanno, dico a caso, 37 incidenti, e aziende che fanno gli stessi prodotti e in un anno hanno 3 incidenti. La differenza è l'ambiente che tu hai costruito. Questa cosa, cioè che l'ambiente e in particolare gli stimoli che ti dà l'ambiente dopo che hai fatto il comportamento, la manovra, è una cosa sconosciuta. Perché chi ha scritto la legge ha scritto la prima cosa sbagliata, cioè ha detto il lavoratore deve essere informato.
Ma guardate che il lavoratore nel 99% dei casi è informato. Gli hanno fatto il corso, hanno messo il cartello. Ma è uno stimolo antecedente, viene prima l'informazione, poi viene il comportamento, quindi non va. È come dire al ragazzo studia. Chi ha scritto la legge gli è venuto sto dubbio. E se io metto il cartello, faccio il corso e poi il comportamento è rischioso lo stesso? E allora nella legge hanno aggiunto la seconda parte. La seconda parte della legge è la causa di 1 milione di morti feriti azzoppati ogni anno in Italia. Perché nella seconda parte della legge hanno detto che il lavoratore deve essere formato e informato. E poi il datore di lavoro, oltre a fare l'informazione, è tenuto a fare la vigilanza, cioè le ispezioni, e a dare le sanzioni. Perché? Perché mentre l'informazione viene prima del comportamento, la sanzione viene dopo. E se io ti ho ispezionato, io ho visto che tu salti su quel fossato. Come vedo che salti? Ah, Stefano, venga qua lei. Venga qua, no, no, questa non la passa liscia. Adesso io le faccio rapporto e le tolgo 2 giorni di paga. Questo si chiama sanzione. Cos'è la sanzione? È la punizione del lavoratore per aver fatto un comportamento a rischio. Cioè, perché sta roba, dice, hai appena detto che queste sono conseguenze, le conseguenze funzionano. E qui vi devo dire una roba un po' complicata. Allora, mi aiuto con un esempio. Esempio che vale soprattutto per i maschi presenti, ma tutti più o meno. Voi fate, considerate, Filippo, 16 anni, eh? 16 anni, ragazzino, quindi vent'anni, e lui guida il motorino. Bravissimo. Filippo è un ragazzino prudentissimo. Perché? Perché lui gli ha insegnato suo nonno a guidare il motorino, lui sono 2 anni che guida il motorino, tutte le volte che lui trova un tornante, una rotonda, un semaforo giallo, sai cosa fa lui? Fa questo comportamento qua. Si chiama rallentare. Non so se avete mai avuto un motorino. Fai così con la manetta, rallenti, no? Allora, rallentare è un comportamento di sicurezza, di prudenza. Si può misurare la prudenza? No. Si può misurare il comportamento prudente? Sì. Io vedo che il ragazzo ha incontrato, dico a caso, 400 semafori gialli il mese scorso, ha rallentato 400 volte. Più sicuro di così? Come vuoi che prenda un autobus, no? E se il ragazzo su 400 semafori gialli 300 ha rallentato e 100 è passato mentre diventava rosso, come fate voi? E allora il ragazzo qualche probabilità in più di beccarsi uno che arriva veloce dall'altra parte ce l'ha. Allora voi capite bene che l'importante non è avere un comportamento sicuro ogni tanto, ma è avere tantissimi comportamenti sicuri. L'ideale sarebbe 100%, no? Allora, da cosa dipende che il ragazzo rallenta quando trova per esempio una rotonda? Perché tu nella rotonda puoi entrare a 50 all'ora, che è molto rischioso perché sei ai limiti della tenuta delle gomme del motorino, e se scivoli in mezzo alla rotonda hanno messo un obelisco di marmo, ci lasci la penna. Oppure nella rotonda puoi entrare a 20 all'ora, è praticamente impossibile cadere a 20 all'ora. E se anche cadi, ti succede niente. Allora, noi seguiamo con l'elicottero il ragazzino qua in giro e vedi che lui, tutte le volte che incontra la rotonda, perfetto. Dice, questo è un ragazzo che ha dei buoni comportamenti. Secondo voi, il ragazzo che sono 2 anni che quando incontra la rotonda rallenta, rallenterà tutta la vita o potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare. Allora, cos'è che fa cambiare il comportamento? Tu vedi che un giorno lui esce di scuola e su quella moto ci sale lei, bellissima, Loredana, quella del secondo banco, la più bella della scuola. Perché? Perché lei oggi non ha visto quell'altro col motorino, c'è tuo figlio, e quindi lei, che essendo molto carina, non deve mai andare a casa a piedi, no? Dice, mi dai un passaggio. E tu vedi che Filippo, 16 anni, mai avuto una ragazzina che l'abbia guardato i sogni più belli della sua vita, è l'occasione aspettata da sempre. Subito ti do un passaggio. E lei dice, però mi dispiace, perché ti porto fuori strada, tu saresti andato in direzione di Trento e io sto dalla... No, lui, io sempre vado prima lì e poi vado.
tu vedi, ne ha rovinati tanti lei, no? E tu vedi che lei sale sul motorino e partono. Attenti, perché questo è il cuore del sistema. Il ragazzo sono, da quando al motorino, lui ha sempre entrato nelle rotonde a 20 all'ora, sempre all'interno. Incontra il primo rondò, come ha sempre fatto questo poveretto nella vita, fa così. Allora, la rotonda è lo stimolo visivo antecedente. Muovere la manovella è il comportamento prudente, io l'ho letto perché c'è la rotonda, da 70 all'ora passo a 20. Solo che questa volta, ed è la prima volta della sua vita, vedete che il ragazzo percepisce uno stimolo dell'ambiente dopo che ha fatto il comportamento, perché lui rallenta e subito dopo sente la ragazza del sedile posteriore, io non lo so dire in dialetto locale, lo dico in marchigiano, no? Che fa questo motorino, un cuore, la ragazza è marchigiana, tu vedi che tuo figlio ci rimane male lo stesso, perché? Che fa sto motorino non va, è una critica, è una punizione. Tu vedi che lui c'ha la più bella della scuola sul motorino, si porta a 20 all'ora e questa gli dà del suo male. Anzi, lei dice, ma sai che Roberto questa rotonda la fa, se è 70 all'ora, tu la fai a 20. Tu vedi che questo equivale a dire, ma non sei capace di guidare la motorino. O peggio, non è che sei un po' vigliacco e paura. Allora, questa cosa qui è stata studiata da una persona molto in gamba, un grande scienziato del secolo scorso, si chiamava Skinner all'Università di Harvard, e lui ha scoperto che se tu a un uomo gli dai uno stimolo doloroso subito dopo che ha fatto il comportamento, quel comportamento scompare, si chiama punizione. Chi di voi ha mai toccato la corrente? Se hai preso la scossa, hai smesso di toccare subito. Se la giraffa ha sete, stimolo antecedente, va a bere al fiume, comportamento, viene morsicata dal coccodrillo. Non so se qualcuno di voi è mai stato morsicato dal coccodrillo, il male cane che sta dei denti così, è uno spavento tremendo. Tu vedi che il comportamento di bere della giraffa smette subito, la giraffa si ritrae e scappa lontana dal fiume. Dice, allora vedi che ha ragione chi ha scritto la legge. Io guardo tutti gli operai, come ne vedo uno che tolgo che ha il comportamento sbagliato, con un frustino, ciacatali, lo faccio smettere. Questo è quello che sta scritto nella legge. Tu devi guardare continuamente i lavoratori e se uno sgarra lo sanzioni. Purtroppo sarebbe bello, ma non funziona. Perché non funziona? Per due ragioni, molto tecniche, molto scientifiche, ma molto belle. La prima, su tutti gli esseri viventi la punizione è effimera, non dura nel tempo. Perché? Secondo voi, se la giraffa va a bere, comportamento, viene morsicata dal coccodrillo, che è la conseguenza, la giraffa smette di bere. Per quanto tempo la giraffa smette di bere? Brava, esatto. Appena il coccodrillo si immerge nell'acqua e si allontana, la giraffa torna a bere. È come tuo figlio che fa cacciare con gli amici. Se arriva il nonno con un bastone in mano e dice basta, mascalzoni, smettono tutti. Come il nonno si allontana e comincia. Qualunque maestra di scuola media sa, o elementare, che se io tengo buoni i ragazzini con le punizioni, con le note sul registro, loro stanno buoni. Appena io mi allontano un minuto per andare in presidenza, in segreteria, in quell'aula, tutti i comportamenti si scatenano. Questa roba qui non è che l'abbiamo scoperta solo noi scienziati, l'avevano già scoperta gli antichi. Si chiama il gatto non c'è, i topi ballano. La punizione, il sistema punitivo che c'è in Italia per bloccare i comportamenti insicuri non funziona per un fatto neurologico. Tutti gli esseri viventi con la punizione smettono per un istante. Appena lo stimolo punitivo non c'è, il comportamento riemerge. Questo, apro e chiudo una parentesi, non è che sia così perché siamo pazzi, è così perché se no non riusciamo a sopravvivere. Perché a tutti può capitare che a carnevale uno ti scalda la maniglia per scherzo e tu ti bruci toccandola. Se tu non giri più nessuna maniglia in vita tua, tu diventi un disabile. Quindi è giusto che dopo un po' ci riprovi. Se la volpe va nel pollaio, è vero che se il contadino le spara nella gamba, la volpe smette di star vicino al pollaio. Ma tu vedi che tempo 2-3 giorni la volpe ci riprova. Perché?
perché l'effetto della punizione non dura nel tempo. Poi c'è un altro aspetto che non è stato calcolato. La punizione, oltre a essere effimera, cioè non dura, quindi praticamente inutile, c'è anche un altro difetto. Funziona benissimo per diminuire il comportamento, ma non lo sostituisci con quello giusto. Eh sì. Se tu picchi tuo figlio perché gioca a pallone in salotto, non è, lui smette di giocare, se lo picchi forte lui smette di giocare a pallone in salotto. Ma non è detto che allora va a fare i compiti, eh? Potrebbe andare a giocare a pallone sul tetto della casa, che è peggio. Potrebbe giocare in mezzo all'incrocio sotto casa, che è peggio. Cioè il comportamento punito non viene cancellato, si sposta. Questo lo vedete, basta che aprite un giornale. Vedi che il rapinatore, tu lo pigli, lo metti in prigione, questo sta lì 4 anni, esce, la prima cosa che fa è andare a rapinare. Dice, ma come? L'ho punito perché non smette? Perché la punizione non ha effetto nel lungo periodo. E quindi tu ti ritroverai sempre a punire la stessa persona per le stesse mancanze. Chi di voi, parlo del signore, sposata, sa che tu castighi tuo marito e lui te lo rifà ogni volta. Perché? È perché la punizione lo blocca solo un attimo, poi ci riprova. Casomai ci riprova di nascosto, le combine, fai tutti i colori, ma ci riprova sempre. La punizione non fa smettere il comportamento a rischio in nessuna fabbrica, nonostante sia, come dire, normata dalla legge. Torniamo a Filippo. Poi vedete che Filippo è 2 anni che guida sicuro. Arrivederci. E a questo punto lui rallenta e la ragazzina lo sfotte. Non sei capace di guidare il motorino. Anzi, si è un po' vigliacco e paura forse. Sai che Roberto questa rotonda la fa 70 all'ora? Vedi che il ragazzo ci resta male. Cosa vuol dire? Ho rallentato, la ragazzina mi piglia in giro. Al prossimo rondò, lo chiedo ai maschi presenti che fossero ancora in attività di esercizio, secondo voi al prossimo rondò rallenta ancora o no? No. Ecco. Quindi, attenti però, se la ragazza si limitasse a prenderlo in giro quando lui rallenta, lui quando lei è sul motorino smette di rallentare. Ma appena lei scende dal motorino, lui torna a guidare prudente come prima. La ragazza ha fatto il corso avanzato e lei sa come si modifica il comportamento per tutta la vita. Tu vedi che come lui, per la prima volta in vita sua, avendo lei sul motorino, non volendo fare brutta figura, entra in una rotonda a 50 km all'ora, nota che lui è terrorizzato e lì che dice, signore Dio, spero che mi salvo, però per la prima volta entra, non rallenta e quindi entra velocissimo, fai a 40, entra velocissimo a 40 all'ora in un rondò, lui percepisce di nuovo uno stimolo dopo che ha fatto il comportamento, in questo caso il comportamento pericoloso. Solo che questa volta lo stimolo è di segno opposto, non è una punizione, è uno stimolo piacevolissimo, è una conseguenza gradevole. Perché? Perché lui percepisce 2 stimoli, uno fisico, uno tattile e uno sonoro. Lo stimolo sonoro è che quando lui si butta come un pazzo nella rotonda, la ragazza dal sedino posteriore gli urla in un orecchio, ganzissimo, ma tu sei magico, ma tu sei come Valentino Rossi. Lo dico sempre ai maschi che avessero, fossero ancora attività di esercizio. Tu hai la più bella della scuola sul motorino. Entri a 20 all'ora nel rondò, lei ti dà delle levete. Entri a 40 all'ora, lei ti urla nell'orecchio che sei come l'ex campione del mondo di motociclismo. Quale delle 2 situazioni preferisci? Non solo, tra l'altro, la ragazza gli dice sei come Valentino Rossi, ma siccome la velocità è alta, la moto è inclinata, sta poveretta deve tenersi. Per tenersi fa così. Secondo voi proseguirò dopo il video. Allora, non esiste una persona prudente o imprudente di natura. È l'ambiente, soprattutto sociale, in mezzo a cui tu vivi. E se tu hai una bellissima fanciulla che ammira quelli che si pigliano dei rischi con la moto, tuo figlio rischierà qualunque ospedale con quella moto. Punto. Fino a quando? Fin quando non cambia ragazza. La prossima la prende ecologista, lei disprezza quelli che col rumore della moto danno fastidio ai grilli, e tu vedi tuo figlio che correva come un pazzo, che spinge la moto a mano, con tutto rispetto, no? Chiacchierando con lei. Allora, purtroppo, qual è l'elemento cruciale?
che mentre la punizione cancella il comportamento sbagliato, ma non dura nel tempo, la conseguenza positiva, che si chiama rinforzo, perché rinforza il comportamento, sai che tende a durare molto di più del tempo. E quindi lui sta con questa ragazza 3 mesi, poi lei lo lascia. Eh sì, perché si fidanza con un commercialista più ricco. Tu dici, beh, adesso il ragazzo potrà finalmente tornare ad andare piano col motorino, come prima. No, sai perché? Perché le conseguenze positive, questo in tutti noi, tendono a perdurare nel tempo. E cioè, la ragazza non c'è più, lui non deve dimostrare niente a nessuno. Sai che quando lui si prende la moto e fa quella stradina con un po' di tornanti, anche se giù, se sopra la moto c'è il vecchio zio, lui dice, zio, guarda come ti pennello sto tornante. Ma a te piace andare forte? Sì. Ma non ti piaceva una volta? No. E adesso? Adesso sì. Anche se non c'è nessuno sulla moto. Io vado in cerca, mi piace sentire la gomma dietro che la riprendo. Ecco. Questo voi lo potete ritrovare praticamente in tutto il mondo intorno a voi. So se faccio un altro esempio casalingo. Tuo figlio, 5 anni, gli vuoi costruire un comportamento di prevenzione in generale, si chiama lavarsi i denti. No? Tu cosa fai? Dici a tuo figlio, vai a lavarti i denti. Vai a lavarti i denti, è lo stimolo sonoro che lui percepisce con l'orecchio. Tu vedi che tuo figlio il primo giorno dice che pizza, però piglia, va in bagno, lavarsi i denti. Quindi vai a lavarti i denti, è uno stimolo sonoro antecedente. Fare così con lo spazzolino è il comportamento. Sai cosa succede in alcune famiglie, non nelle vostre, ma sai in alcune famiglie cosa fanno? Quando c'è il ragazzino che si pulisce i denti, quindi ubbidisce, poveretto, la mamma apre la porta del bagno, guarda il bambino che sta facendo il comportamento giusto, si lava i denti, e gli dice, e adesso vai a letto. Secondo voi, questo ha 5 anni, sono le 9 di sera, è ancora chiaro fuori, stanno cominciando i Simpson, i cartoni animati in televisione. Andare a letto e spegnere la luce è la cosa più dolorosa che puoi fare a un monello di 5 anni alla sera. Se vedi che lui, se riesce ad guardare il telefono azzurro, spiega all'operatore, venite a salvarmi, perché? Perché io sono in mano dei sadici pazzi. Pensate che mia mamma è talmente perfida che non solo quando ubbidisco mi castiga, ma è talmente perfida che prima ubbidisco e prima mi castiga. Infatti la prima cosa che sparisce nel ragazzo che cos'è? È la latenza, il tempo che passa tra l'ordine che mi hanno dato i miei genitori e l'ubbidienza. Mi dicono lavati i denti alle 9:15 e io entro in bagno a lavarmi i denti alle 11:30. Perché? Perché più disubbidisco e più riesco a vedere i cartoni animati. Avete costruito la fabbrica, se fosse una fabbrica a casa vostra, avete costruito una fabbrica che impedisce la pulizia dei denti. Perché chi ubbidisce non vede la TV, chi disubbidisce la vede. Aspetta. Dice, ma allora cosa doveva fare mio padre con me? Ah, semplicissimo. Tu ti devi dare lo stimolo antecedente. Vai avanti, dentro. Tu dici che pizza, però vai in bagno, fai così. Come tu cominci a fare così con lo spazzolino, tuo padre o la mamma, poi è indifferente questa, ti raggiungono, aprono la porta del bagno e tuo papà dice, ascolta, non la compriamo, sia chiaro che non si compra, sta bici nuova non si compra, troppo cara. Però per curiosità, perché sta mountain bike la vorresti col telaio di alluminio? Tu vedi che il bambino si illumina, perché? Perché mai potevo parlare di sta bici nuova. Adesso sì. Tu vedi che sputa il dentifricio, tira fuori il dépliant che tiene in tasca poro da un mese e mezzo, lo apre, te lo mostra, dice guarda è bellissima, c'ha anche il cambio Shimano, come quella di Roberto. E te la spiega. Tu per 7 secondi guardi sto dépliant mentre tu te la spiega, fai così che a testa. Ripeti la procedura 1 settimana di fila, 7 volte. L'essere umano è sensibilissimo alle conseguenze. Tu vedi che lunedì della settimana dopo, cioè l'ottava sera, tu guardi tuo figlio, sai che non devi neanche dire vado a lavarti i denti. Lui schizza in piedi e urla, vado a lavarmi i denti. Perché? Perché non vedo l'ora di raccontare a papà che adesso c'è il modello nuovo, che il cambio Shimano lo fanno a 24 rapporti, non solo 18. Tu hai reso lavarsi i denti l'attività più bella della giornata. Perché? Perché le attività seguite da conseguenze positive, immediate e certe, funzionano, aumentano. E le altre scompaiono. Tutte le volte che tu in fabbrica mi metti il ponte per attraversare a 300 metri, è faticoso.
il fossato che è vietato, basta fare un salto, sono di là, hai costruito la fabbrica degli incidenti. È il mondo alla rovescia, non è difficile. Allora, questa roba qui è, adesso noi non abbiamo il tempo giusto per fare chissà che cosa, però voi comprendete perché se tu in una fabbrica fai in modo che quando uno attua i comportamenti di sicurezza, invece di far la fine del bambino che viene punito, viene gratificato da chi? E questa è una cosa sofisticata. Tu devi essere gratificato da chiunque ti veda. Perché? Perché se aspetti che ti veda il direttore generale, ti vedrà due volte in un anno. E quindi noi costruiamo un ambiente dove chiunque ti veda, se tu fai il comportamento sicuro, tu vieni gratificato. Punto. Sai che non vorrei neanche più fare il corso. Come arriva un giovanotto nuovo, tempo tre giorni, fa come gli altri. Cioè, se deve passare di sotto si mette casco, se deve lavorare su quella macchina utensile si tiene al di là della riga gialla, tu hai comportamenti di sicurezza. Dici, ma quante sanzioni date? Zero. Perché il comportamento non si costruisce con la punizione il comportamento diminuisce. Se io ho un lavoratore che indietreggia con la cassa, che è un comportamento a rischio perché potrei cadere, no? Io non occorre che lo castigo quando lui trasgredisce, basta che io lo gratifico quando lui sposta la cassa e guarda dove va. Se voi ci fate caso, a parte gli infortuni sul lavoro, che no, un milione non sono pochi, producono anche un milione, circa 50.000 persone che si fanno talmente male che non guariscono più, come il vostro amico Marcello, povero, ma anche certe volte uno non muore, ma resta sedia a rotelle, resti cieco. Sapete che sulle strade è ancora peggio? Sì, siccome la maggior parte delle persone non ha, cioè gli abiti come povero Filippo, e quindi noi abbiamo 1.500 morti ogni anno sulle strade. Dice, ma le macchine non sono più sicure di una volta, molto più sicure. Ma anche sulle strade, che cosa fa lo Stato? Prevede solo sanzioni per i comportamenti sbagliati. E tu cosa impari? A mettere il navigatore che ti segnala gli autovelox. Perché? Perché tu fai qualunque cosa ti impedisca di avere la sanzione, no? Ma c'è un altro aspetto, e cioè, sapete che tutti i miglioramenti delle automobili degli ultimi 30 anni non sono serviti a niente. Oggi noi abbiamo morti sulle strade tanti quanti ne avevamo negli anni 70. Negli anni 70 non c'era l'ABS, l'antisbandamento, non c'era niente. Siccome mai? È perché abbiamo un comportamento nuovo. Sai qual è? Questo. Che si chiama avere la mano destra e entrambi gli occhi sul cellulare. Siccome questo comportamento, che una volta non esisteva, è diventato molto frequente, questo comportamento è talmente pericoloso che tutti i miglioramenti della tecnologia degli ultimi 40 anni sono stati spazzati via. Oggi si fanno molti più frontali di quanto se ne facevano per questo comportamento qua. E perché la gente fa questo? È come accendersi la sigaretta. Se io faccio così, mi svago, mi diverto, trovo il numero di telefono di Francesco, ho delle piccole soddisfazioni. Sì, però prima o poi farà il frontale. Il frontale è come il tumore per chi fuma. È lontano nel tempo ed è una conseguenza. Cercare il numero di telefono di Toico per dirgli guarda che sono in ritardo, che mi passa un po' l'ansia, è invece una conseguenza molto immediata, molto piccola, ma molto immediata e molto positiva. Ecco perché uno corre quel rischio fino al momento in cui, correndo quel rischio, va incidente. Allora, finiamola qui perché adesso se no diventa complicato, la domanda poi io rispondo. Quando si progetta l'ambiente di una fabbrica, tu devi soltanto progettare questo, e cioè devi fare in modo che se hai 50 operai, devono essere visti molto spesso, infatti noi spesso usiamo il collega che ti guarda, perché collega? Perché non costa, è già lì. E occorre che ogni volta che tu vieni visto, qualcuno ti dia soddisfazione se lavori in sicurezza. Al posto di sanzionarti quando sbagli, si fa l'opposto. È come se tuo figlio, al posto di picchiarlo quando va a giocare a pallone, gli dai un gelato magnum quando apre il libro e studia. Ogni volta che lui apre il libro di, che ne so io, storia, tu prendi un gelato magnum e lui finisce. Dopo un po' tu hai il bambino obeso, premio Nobel, studiosissimo. Dico, quante volte l'hai picchiato? Mai.
Vai. E questo tipo di cosa costruisce un ambiente lavorativo che è molto meno stressante. Perché? Perché noi molti comportamenti ai lavoratori, soprattutto ai lavoratori isolati nelle raffinerie o nei campi, sai a chi chiediamo di dirci i comportamenti al lavoratore? Al lavoratore stesso. Cioè, ma come lui ti li dice? Sì, io al boscaiolo glielo chiedo, ci ascolta. Tu oggi hai tagliato quei rami del pino, dell'alice, sì. Hai impugnato la motosega con due mani o con una? Per inciso, impugnare la motosega con una mano e con l'altra tieni il rametto mentre tagli è una delle prime cause di amputazione del braccio. Come mai il lavoratore ti dice la verità? Perché in un mondo dove non c'è la sanzione, mentire non ha scopo. Mentire è figlio dell'ambiente sanzionatorio. E più la sanzione è grande, ti licenzio se tieni la sega con la mano sola, quando poi ti chiedo, tenevi la sega con due mani o con una? Con due. Perché giuro, è chiaro, no? Laddove noi abbiamo questo metodo... Ah, c'è un'ultima cosa che vi dico, però è l'ultima. Io sono un elettricista, dovrebbe avere 8 cose di sicurezza. Vedo che ne ha 3. Secondo voi, devo punirlo o premiarlo? Allora, tu devi guardare quel lavoratore, vedere di solito, dovrebbe avere le scarpe di gomma, cacciavite con manico isolante, la giubba allacciata fino a qui, gli occhiali di sicurezza, tappetino sotto i piedi, togliere la corrente dal quadro, dovrebbe avere tutta una serie di cose, no? Io lo guardo per una settimana, 5 volte, e scopro una cosa, che di solito la vostra collega di questi, si chiamano dispositivi di sicurezza, ne ha 2. Dovrebbe averne 8, ma di solito ne ha 2. Quando la trovo che ne ha 3, devo dirle brava o devo darle una multa? Devo dirle brava. Perché? Perché l'essere umano, ma anche gli animali peraltro, migliora un gradino alla volta. E quindi, se tuo figlio di solito prende 2 in matematica, ma tu aspetti che prenda 10 per dirgli bravo, tu muori aspettandolo. Il 3 meno meno si fa festa. Perché è un miglioramento. Questo è una cosa molto bella, perché se io ho 100 operai, è chiaro che ne avrò qualcuno sempre perfetto come lui, no? E qualcuno che è un disastro come lo Stefano. Ma sai che il numero di conseguenze positive che possiamo dare ai due è praticamente lo stesso. Perché? Perché lui, che ha sempre tutti e 8 i dispositivi, quando trovo che ne ha ancora 8, dico Stefano, ma allora vado a farti una foto e gli posso fare un complimento. Cioè è lui che di solito ne ha 2 e dovrebbe averne 8. La prima volta che trovo che ne ha 3 dico Stefano, ma tu migliori del 50% ogni volta. Vedi che i lavoratori hanno tutti la stessa probabilità di avere una conseguenza positiva perché non sono in gara col collega, sono in gara con se stesso. L'ho fatta troppo lunga, eh? Va bene, grazie. All'interno dell'ambiente di lavoro, quali sono gli stimoli che si possono dare? Ci sono per un lavoratore ad assumere determinati comportamenti. Voglio dire, l'utilizzo di certi orari, l'utilizzo di certi livelli di rumore o quant'altro determinano un comportamento, sono degli stimoli esterni che comunque condizionano. Allora, la temperatura, il rumore, quelle cose lì sono stimoli antecedenti, eh? E gli stimoli antecedenti non cambiano il comportamento del lavoratore, però lo evocano. Cosa vuol dire? Se tu io aumento la temperatura qui dentro, vedete che lui si toglie la felpa, lui si toglie il maglione, io mi tolgo la giacca, lui si toglie la sciarpa. Cosa vuol dire? Aumentare la temperatura scatena dei comportamenti che voi avete già. State attenti però, se io aumento la temperatura, lui si toglie il maglione, lui si toglie la sciarpa, lei invece tiene lo stesso la giacchetta bellissima che ha. Perché? Perché questi 3 lavoratori hanno lo stesso ambiente in quel momento, che è la temperatura che aumenta, ma hanno diversi ambienti passati. A lei, dove è vissuta lei nella sua famiglia, gli hanno detto che è maleducato togliersi la giacca e quindi
il nonno che ti voleva bene ti vede dal cielo, se vede che ti togli la giacca lo fai piangere. Questa roba qui si chiama, tra noi siamo i valori che ognuno di noi ha. E allora questo ti spiega perché nello stesso ambiente un lavoratore fa X e uno fa Y. Hanno diversi, hanno in comune l'ambiente presente, ma diversi gli ambienti passati. Tuttavia, ed è ovvio, ci sono molti stimoli che tendono a provocare comportamenti sbagliati. Perché? Eh beh, perché se io abbasso la temperatura dell'ambiente, voglio risparmiare sul riscaldamento, e poi mi metto a castigare tutti quelli che... no, ho fatto l'esempio sbagliato. Se io aumento la temperatura dell'ambiente, no? D'estate, non metto l'aria condizionata, e poi castigo tutti quelli che non si mettono i guanti di protezione, io sto facendo una cosa folle. Perché? È perché io ho dato uno stimolo che ti fa togliere i guanti e che ti fa togliere anche gli occhiali, perché col caldo si appannano, no? E poi ti castigo se ti togli gli occhiali o se ti togli i guanti. Ho costruito un mondo dove il povero lavoratore viene castigato due volte. Se mi tengo gli occhiali che si appannano, ci vedo male, ma evito che mi castiga il mio capo. Se mi tolgo gli occhiali, ci vedo bene, ma mi castiga il mio capo. Cioè, che io tenga questi occhiali, che io li tolga, sono castigato lo stesso. Questa roba qui si chiama stress legato al lavoro, è un ambiente schifoso. Povero Fattozzi, perché soffriva lavorando? Perché qualunque comportamento facesse veniva sempre punito. Dopo un po' questo ti porta quasi al suicidio, no? Allora, è ovvio che se io faccio un ambiente molto rumoroso, io ti do uno stimolo che ti rende più difficile fare alcune altre cose. Se io ti do un pavimento scivoloso, io ti do un ambiente che rende più difficile evitare di cadere. E quindi, mentre se io ti metto un linoleum molto adesivo, no? Tu puoi camminare normalmente e non cadi. Se io ti metto un linoleum molto scivoloso, io avrò un sacco di gente in questa fabbrica che mi va in infortunio per cadute. È chiaro? Allora, gli stimoli di cui parla Toigo sono gli stimoli antecedenti. Ma non sono solo questi, e ce ne sono di più sofisticati. Faccio un esempio. In molte fabbriche, mettiamo, ci sono delle stanze come questa, e c'è un cartello che dice: in caso di incendio non aprite le finestre. Secondo voi è un buon cartello? Salverà la vita alla gente o no? No. Sai perché? Perché gli esseri umani non sanno che comportamento fare quando tu gli dai un divieto. Tutti i cartelli di divieto sono pericolosi. Se no, perché si usano? Perché se viene l'ispettore della ASL lo passo liscia, ho messo il cartello. Ma la scritta è sbagliata, provate a pensare. Si scatena l'incendio. Io guardo il cartello e lì c'è scritto: in caso di incendio, che fin qui va bene, non aprite le finestre. E cosa faccio io? Mi nascondo sotto la scrivania, vado nel bagno e mi spruzzo l'acqua così combatto le fiamme, chiamo i pompieri, o è meglio che prima corro fuori, salto giù dal secondo piano, prendo l'ascensore, cosa faccio? Allora, il divieto, per esempio, fa sbagliare il lavoratore molto di più. Sembra una stupidaggine, ma il 40% dei cartelli delle fabbriche portano il divieto. Quando ci sarà l'incendio, questo ucciderà le persone. Bastava scrivere su quel cartello non l'unica cosa da non fare, cioè aprire le finestre, ma andava detto cosa devi fare in caso di incendio: prima uscire e poi chiamare i pompieri. Sembrano delle stupidaggini queste, ma pensate che si vincono le guerre così, eh? Gli eserciti, quelli belli, dove vincono? Sai che viene insegnato al sergente che durante la battaglia al soldato gli devi dare solo ordini positivi, cioè dirgli quello che deve fare. Se tu gli dici quello che non deve fare, lo ammazzi. Provate a pensare, si va all'assalto e il soldato povero si mette dietro la collina, no? Tu vedi che il sergente dice: no, dietro la collina, imbecille! E il poveretto cosa fa? Alza la testa e deve decidere dove andare. Di solito già lì gli sparano. Se riesci a schivare le pallottole e va dietro l'albero, no, dietro l'albero c'è l'alzafiamme, è ancora peggio! E vedi che è un altro divieto però. Vedi che sto poveretto si butta dietro l'autoblindo. Sei scemo, proprio lì spareranno. E vedi che poi il soldato butta giù il fucile e dice: io buono, tolgo, e dimmi cosa devo fare, no? Perché se io devo ogni volta non fare una cosa
ed essere punito perché non l'ho fatta, io impiego un sacco di tempo a fare il comportamento giusto. Sembra incredibile, ma questa cosa chi stampa i cartelli non lo sa. Pensate un'altra cosa, voi volete un bell'ambiente di lavoro. Io ho, scusi, ma in prima fila, lei che è la mia segretaria, e le dico: signorina, oggi abbiamo una riunione importante. Allora, questa sala, mi raccomando, darsi da fare. Piglio, vado via. Io dico, io torno dopo 2 ore e vedo lei, poveretta, che sta mettendo a posto le sedie. E io mi arrabbio. Perché? Ma Dio benedetto, la lampada del proiettore, dove sono i segnaposto qua? Dice, perché la stai rimproverando? È perché non sta facendo i comportamenti giusti. Ma tu che ordine l'hai dato? E le ho detto, mi raccomando, attivarsi. Sai che l'ordine generico riesce a essere quasi peggio dell'ordine del divieto? E cioè, impedisce al lavoratore di fare la cosa giusta. Perché? È perché ci sono mille cose che lei può fare qua dentro. E quando l'ho detto, darsi da fare, porco mondo, darsi da fare, che comportamento è? Voglio che pulisci perché è sporco, voglio che allinei le sedie, voglio che chiami lui con la telecamera perché dobbiamo riprendere questa cosa, voglio che metti un pezzo di carta, una matita su ogni sedia, voglio che mi sgombri la scrivania. Allora, vedete che questo non riguarda solo la sicurezza. Tutte le aziende dove tu ricevi molti divieti e molti ordini generici, tu ritrovi molto spesso, ti ritrovi a ricevere una bella punizione. Perché? Perché la probabilità che azzecchi il comportamento giusto è bassissima. Sai che dopo un po' tu speri che venga presto la pensione perché non ne puoi più? In quanto è brutto ambiente, no? Allora, sembra strano, ma basterebbero cose, questo lo vedi bene, no? Quando per esempio tu dici al bambino, cioè Robertino dice sì, tu ascolta bene, tu devi fare il bravo bambino. Secondo te riesci a obbedire? Che comportamento è fare il bravo bambino? Cioè, allora, devo mettere via i giochi che sono per terra nella cameretta? O vuoi che vado ad aiutare la zia con le borse della spesa? O vuoi che smetto di picchiare mio fratello? Vedi che l'ordine generico è facilissimo che il bambino sbaglia e dopo devo picchiarlo. Allora, noi costruiamo spesso ambienti dove gli stimoli, o quelli che diamo al lavoratore prima o quelli che diamo al lavoratore dopo, sono completamente sbagliati. Io ti pago a cottimo e tu lanci in cacciavite. Io ho costruito un mondo di gente che se fanno 4 passi per dare cacciavite al collega, loro saranno puniti ogni volta che faranno quel comportamento che era giusto. Come tuo figlio, quando poveretto si lava i denti, come conseguenza lo mandi a letto. Fate pure. Ah, se ci sono domande, anche critiche, insulti, al suo abituato. Scusate. No, devo dirlo perché mia moglie è presente. Col tempo ti affezioni anche alla moglie, però è difficile. Sì. Io non è una domanda, è più una considerazione. Mi presento anche per il signor Torrico, che non avevo avuto occasione, essendo il delegato della Volumi di Bus del servizio di trasporto pubblico a Provincia di Roma. Ah, sì. Che belle parole. Perché nell'ambiente di lavoro dove io e il collega lavoriamo, tutto questo, faccio proprio un esempio. Che forse il più calzante e più pertinente. Fino a 2 anni fa non c'era un premio di risultato economico. È stato messo un premio di risultato che se tu fai un sinistro, 2 sinistri con l'autobus, ti tolgono i soldi. Sì. Morale la favola, 30% in più di sinistri e 61 sinistri nel 2018 senza un autore. Senza? Un autore, cioè l'auto paraurti ammaccato, ma non sa l'autore. Guarda, che l'ha fatto. Lei è simpatico. Grazie. Lo dica al mio direttore che non la pensa alla stessa maniera. No, no, ma io lo dico molto volentieri, io do anche i riferimenti dove leggere, perché questo che ha detto lei è l'esempio più calzante. Perché, senza volerlo naturalmente, non è che uno lo fa apposta, ma sono riusciti a fare 2 errori in uno. Perché? Primo, in un uomo tu non gli puoi cambiare comportamento agendo sui risultati.
Vi spiego. Prendere 10 in pagella è un comportamento o un risultato? Il 10, la pagella col 10 è un comportamento o un risultato? È un risultato. L'incidente, l'autobus rotto, è un comportamento o un risultato? È un risultato. Allora, questo è formalmente vietato, ma questo proprio c'è, tutta la comunità scientifica glielo può controfirmare, è sbagliato dare conseguenze a un uomo dopo il risultato. Si chiama vendetta. Tu puoi picchiare selvaggiamente tuo figlio dopo che la pagella è brutta, ma non migliora di una virgola, rimane bocciato. Quindi agire dopo l'incidente è proprio formalmente sbagliato. Questo è il primo errore. Questo non vuol dire che non bisogna agire. Io devo guardare il comportamento dell'autista. E allora cosa faccio? Io guardo lei una volta al giorno, a caso, e vedo, che ne so, se lei quando chiude le porte, no, ammesso che ci sia ancora le porte che chiude lei, se lei prima guarda nello specchietto che non ci sia il vecchietto che sta entrando, no? Perché se lei guarda nello specchietto, lei quando chiude le porte non prende dentro nessuno, per esempio. Oppure guardo che lei non usi il cellulare, non guardi il cellulare mentre guida l'autobus. Perché questi sono i comportamenti che portano all'incidente. Allora, se io voglio migliorare, siete già bravissimi, ma se io voglio migliorare gli autisti del trasporto pubblico di Belluno, io devo avere un sistema per guardare i loro comportamenti. Non devo avere un sistema che guarda agli incidenti, perché l'incidente è il risultato e non si può agire sul risultato. Secondo errore. All'inizio lei era partito, ah bene, ma aveva detto un sistema premiante. Non è premiante. Il sistema premiante è che se tu fai pochi incidenti io ti do 1000 euro, quello è premiante. Ma questo è un sistema contrario. Se tu fai incidenti ti punisco, non è premiante, è punitivo. Allora, la punizione non serve per aumentare i comportamenti di sicurezza. La punizione evoca qua nel lavoratore qualunque comportamento possa evitare la punizione stessa. Gliene dico uno. Tu puoi fare uno sbrego sull'Audi nuova dell'ispettore con un chiodo. Ogni volta che lui ti fa il rapporto, lui fa uno sbrego sull'Audi. Tu vedi che dopo un po' lui a te ti guarda poco. Perché? Perché a sua volta viene punito quando punisce te. Ma lei è una bravissima persona, non fa questo. E allora cosa succede però? Io vedo l'autobus ammaccato, no? Oppure vedo, sì, viene vado in officina, in deposito e trovo tutto. Chi è stato? Mi volto e vedo 19 autisti che fanno così col dito. Domino. Perché? È perché un eccellente modo di evitare di essere punito è non dire chi è stato, è mentire. Se tu in un'azienda hai un forte sistema punitivo sui risultati, vuol dire che non solo non migliori la gente, la peggiori. Ecco. Allora, la sicurezza funziona bene solo se tu hai un sistema di gratificazione per i lavoratori che lavorano sicuri. Se tu vuoi avere un sistema di punizione per il lavoratore che lavora a rischio, tu hai quello che hai oggi, e cioè 1 milione di infortuni ogni anno. Per invertire questa tendenza, se questo è l'andamento, cioè se questo è il sistema che funziona così con la punizione verso i lavoratori, come fai a invertire la situazione e i tempi anche per farlo? Allora, i tempi, 3 mesi. Come fai a invertire la situazione? Allora, ve la faccio rapida perché sono diventata lunghissima. Si fa in questo modo. Si prende l'azienda, si prendono i 10 dirigenti dell'azienda importanti, il direttore generale, l'amministratore delegato, in 2 o 3 ore con i grafici e le diapositive, gli si spiega tutto questo che ci siamo detti qua oggi. Se loro dicono ho capito cos'è e lo voglio nella mia fabbrica, allora si fa. Poi si prende il sindacato separato dai dirigenti, perché se no litigano, non ti ascoltano, no? e gli spieghi la stessa cosa, come si fa. Se anche loro dicono ho capito che cos'è e lo voglio, si prendono tutti i lavoratori dell'azienda e
in 20-30 minuti, non si può tenere lì 3 ore, gli spieghi come funziona il sistema. Il sistema funziona così. A partire da una certa data, tu, che mettiamo, devi lavorare tenendo i piedi al di qua della riga gialla, perché di là è pericoloso, no? Tu, che prima di tagliare con flessibile un tubo di ferro devi tirare giù la visiera, no? Tu, che fai l'infermiere, quando smaltisci la siringa devi usare una mano sola, perché se usi due mani, prima o poi ti pungi, ti infetti, muori di epatite virale, no? Quindi ogni reparto c'è comportamenti di sicurezza suoi. Tu verrai visto da un collega, un altro lavoratore, non da un ispettore, il quale, mettiamo, in un ospedale un'infermiera si lava le mani 20 volte al giorno, bene, tra un intervento e l'altro. Uno di questi 20 volte, la caposala o un'altra infermiera ti guarda e segna i comportamenti. Per inciso, voi sapete i comportamenti del lavaggio mani, vuol dire che tu devi... Ah, vi dico anche un'altra cosa così. Sapete qual è la prima causa di morte nell'Unione Europea dopo i tumori e gli infarti? È l'infezione che ti becchi in ospedale dove schianti. Tu vai a farti la cataratta, esci e muori di polmonite. Dici, ma da dove è arrivato il batterio della polmonite? Il chirurgo, non si è lavato le mani. I dati ufficiali in Italia parlano di 4.000 morti, 1.000 sul lavoro, 4.000 per comportamenti sbagliati negli ospedali, eh? Quelli ufficiali. Le mie stime sono 20.000. Questo giusto per dire come comportamento. Allora, quando tu devi cambiare comportamento, tu la prima cosa che devi fare lo devi spezzettare. Allora, lavarsi le mani in sicurezza vuol dire bagnare la mano prima di mettere il sapone, non dopo, perché se metti prima il sapone e poi metti sotto l'acqua, 3/4 del sapone lo butti via. Poi vuol dire strofinare 15 secondi. In un salumificio o in un ospedale, 15 secondi devi strofinare, devi fare la schiuma. Poi devi pulire il dorso delle mani tra un dito e l'altro, ti devi togliere la vera prima di lavarti le mani, se no sotto lì non pulisci. Poi, cosa più importante di tutti, dopo che ti sei lavato le mani, devi chiudere il rubinetto col vomito. E se i rubinetti sono quelli vecchi, con un fazzolettino. Perché se tu ti lavi le mani e poi con le mani pulite chiudi il rubinetto, provate a pensare in un ospedale, il vecchietto col catetere, tutti quelli che hanno toccato, ci sono più batteri lì, era meglio tenersi le mani sporche, eccetera. Allora, questo infermiere avrà un collega che durante un lavaggio, che sarà il terzo lavaggio della giornata, alle 10 di mattina, lui ti guarda e segna quali comportamenti tu fai e quali non fai. Lui c'ha tutto l'elenco e dice, ma ti sei lavato le mani per 4 secondi, troppo poco, hai chiuso il rubinetto col gomito, questo è giusto, e segna, giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Una volta al giorno, tutti i giorni della tua vita. Perché questo? Perché questo elimina l'ispettore, ma elimina la sanzione. Perché? Perché il collega segna i nostri comportamenti, ma non segna i nostri nomi. E quindi io mi lascio guardare dal collega e lascio che lui scriva, perché non ho nulla da perdere. Anche se ho fatto la schifezza delle schifezze, non vengo sanzionato. Dopo che il collega ha fatto questo, lui si avvicina e mi dice quello che ha visto. Una volta alla settimana, il nostro gruppo di lavoro, metti, noi quattro facciamo i saldatori nella fonderia, quelli che lavorano insieme per mettere tegole sul tetto, cioè il gruppetto che fa lo stesso lavoro, si ritrova per 12 minuti. In quei 12 minuti si mostra un grafico con l'andamento della settimana dei comportamenti di sicurezza. Si chiede ai lavoratori, ragazzi, avete visto che qui abbiamo 14 comportamenti, alcuni buoni, alcuni no, qual è quello dove facciamo più schifo? Metti che sia l'uso del tappi nelle orecchie o l'uso dei guanti, oppure agganciarsi con la cintura di sicurezza quando vai a lavorare sul tetto, no? E uno dice, agganciarsi con la cintura lo facciamo troppo poco, lo facciamo al 60% delle volte. Benissimo. Secondo voi lo facciamo al 60%, è poco. Se ci impegniamo questa prossima settimana, quel 60% cosa lo facciamo diventare? 100%? No, 65%. Quella settimana quel gruppo di lavoratori cerca di mettersi la cintura di sicurezza quando va a cambiare le tegole sul tetto un po' di più. Siccome si sono proposti un miglioramento piccolo, quasi sempre ci riescono. La settimana dopo arriva il direttore del cantiere con due bottiglie di prosecco che fa complimenti a tutti, perché Dio buono, qua ogni settimana si migliora. Allora voi vedete, adesso io l'ho fatta molto così, questa roba qui
tu lo puoi fare in Luxottica, che lo stanno facendo a Agro con 4.000 persone, lo puoi fare in Marcegaglia, dove ha ridotto di 4 volte gli infortuni, tu lo puoi fare nell'esercito italiano, lo puoi fare in un ospedale, dove vuoi. Tu hai dei gruppi di lavoratori, gruppi molto piccoli, si va per turno, più piccolo il gruppo più migliora, e i lavoratori si misurano da soli. Una volta questa settimana tu prendi il comportamento di tutti, la settimana dopo lei, poi lei, poi lei, poi di nuovo tu. Così tutti facciamo la stessa roba, nessuno viene quasi mai sanzionato, anzi mai, in base a questo. Ogni settimana i lavoratori guardano i propri comportamenti e decidono che ne pigliano uno, perché quando tu vuoi cambiare vita non cambi niente. Se vuoi cambiare una cosa, una riesci. Quando quel comportamento, che metti sia mettersi i guanti di protezione quando si adopera la varicina, quando quel comportamento è stabilmente vicino al 100% per almeno, che ne so, 10 settimane, si decide che si comincia a guardare un altro comportamento, che è, che ne so, asciugare il grasso da terra quando cambiamo il turno, così non cascano quelli che vengono dopo di noi. E tu costruisci questa roba qua. Non c'è bisogno di sanzionare nessuno, i tempi necessari sono per mettere insieme l'ambaradan sono 3 mesi. Da quel momento in poi tu vedi che ogni settimana i comportamenti aumentano. Quindi, i costi? Ah, i costi? Allora, se siete interessati ai costi, vi mando 2 studi che sono stati fatti. 2 studi molto importanti. Uno l'ha fatto un mio collega, si chiama Dominic Cooper, ha esaminato un numero enorme di fabbriche in tutto il mondo che avevano questo sistema, e lui ha scoperto che l'azienda, nell'azienda dei trasporti è più difficile, nelle fabbriche è più facile. Perché? Perché nell'azienda dei trasporti devono costruire un sistema un po' particolare, che per esempio la Heineken, chi porta in giro la birra, ce l'ha, no? Ma poche aziende ce l'hanno, un po' sofisticato. È difficile vedere i comportamenti nelle aziende dei trasporti, perché il trasportatore è da solo e nessuno lo vede. Se un comportamento non viene visto, non lo puoi cambiare. È come se tu tuo figlio non lo vedi mai, non lo educhi. Ma se tu lo vedi spesso, di cui spesso dire bravo, oppure no. Nelle aziende è più facile, perché il collega lavora lì con noi, basta che alza gli occhi e vede che tu e tu avete i piedi al di qua della riga gialla, perfetto, se anche cade giù un incudine non succede niente, tu e tu siete al di là della riga gialla, se esce una fiamata dalla caldaia lasciate 2 orfani, quindi vedi che il collega farà i complimenti a 4 persone e darà un feedback negativo agli altri 2. Attenti però, questo è quello che mi dice il collega. Nessuno avrà il mio nome per potermi sanzionare, finisce lì. Ecco, questo meccanismo si è visto che, vedi che le do il dato preciso, l'azienda deve aspettarsi di risparmiare 800.000 euro ogni 200.000 ore lavorate. Fate voi il calcolo quanto è il giorno. 800.000 euro risparmi ogni 200.000 ore lavorate. Ci sono aziende che risparmiano di più, come la Marcegaglia, dove gli incidenti sono molto gravi. Pensate che un incidente vuol dire che spesso dobbiamo buttare via la macchina a 200.000 euro, perché abbiamo dovuto tagliarla per tirargli fuori il braccio, è un danno enorme. Spesso vengono messi i sigilli per 2 settimane e non si produce più niente, altri 400.000 euro di danni. Poi l'INAIL ha anticipato i soldi al collega ferito, ma poi si è rivalso sull'azienda, che ha dovuto scucire altri 79.000 euro. Quindi un incidente. Poi quell'incidente magari ha provocato uno sciopero di solidarietà, altre pezze. Quindi dal punto di vista puramente economico, come ha chiesto Toico, l'incidente è un danno molto rilevante, anche l'incidente piccolo è un danno. E quindi, adesso dico una cosa bella. Sapete che il comportamento praticamente non costa? Però che tuo figlio, anzi prendete neanche tuo figlio, andiamo sul lavoro, che è un camionista, un fattorino, se lui tiene le mani ai lati del volante, sempre, non tiene mai il cellulare in mano, non tiene mai il braccio penzoloni fuori dalla portiera, ha sempre 2 mani ai lati del volante, e se tiene le mani qua e gli occhi nel riquadro del parabrezza,
se li togli, gli togli un millisecondo, poi li riporta lì, giusto tempo di guardare lo specchietto, la radio. Se tuo figlio fa questo, che tuo figlio abbia un incidente in macchina è un'ipotesi estremamente improbabile. Gli devono dare addosso di proposito. Perfino se uno gli punta addosso col frontale, tuo figlio lo schiva. Perché? Perché se tu hai gli occhi nel parabrezza, le mani qua, come ti passa davanti il ragazzino col pallone lo schivi, come si accendono gli stop del camion davanti, freni. Ma se tu hai gli occhi sul cellulare o tieni il volante come fanno i camionisti col mignolo qua sotto e con l'altro braccio a penzoloni fuori dalla portiera, quando uno ti taglia la strada, come va a stazzare? È per questo che ci sono automobilisti che hanno 50-70 incidenti in una vita di lavoro, cioè, scusate, camionisti, alcuni camionisti hanno più di 100 incidenti, e ci sono camionisti che ne hanno 102. Sapete chi ne ha due? Chi ha sempre le mani qui e sempre gli occhi sulla strada. Allora, pensate un attimo all'imprenditore. Quanto costa all'imprenditore che tu tenga le mani qui e gli occhi sulla strada? Zero. Anzi, tu porti più pacchi se tieni le mani qui e tieni gli occhi sulla strada che se tu tieni il mignolo qua sotto, il gomito fuori, la mano sulla leva del cambio. Quindi in molti casi è vero che nell'ospedale l'infermiere che si lava bene le mani userà più sapone, quindi questo è un costo per l'azienda, ma è un costo così, Basta che un paziente infettato ti faccia causa, e oggi un buon avvocato ti scuce 180.000 euro, ma avete idea di quante dosi di sapone pagavi con 180.000 euro? Quindi virtualmente il comportamento non costa. Poi in alcuni casi, certamente, va messo a bilancio, certi comportamenti, se li fai, costano. Andare a fare il ponte costa, impiego 10 volte più tempo portato il materiale, ma lì la soluzione è portare il ponte qua vicino, perché se gli operai sono qua, perché il ponte deve essere là. E allora ogni volta tu fai solo in modo che il comportamento di sicurezza sia automatico. Sì? Sì, ma quando noi abbiamo i dirigenti che già loro non rispettano tutti i parametri di sicurezza, perché è inutile che vengano là i porti di quello là, i comportamenti, poi sono i primi che vengono giù, ti battono nella spalla, guardi. Io ho un vecchio amico che una volta, vicino a Trento, in bella terra, si chiamava Villa Madruzzo, ebbe a dire che la parola convince, ma l'esempio trascina. Allora, se io dico a mio figlio che bisogna guidare la macchina con prudenza e poi io mi comporto alla guida come un pazzo, le mie parole hanno poco effetto. Allora, la prima cosa che noi prescriviamo quando costruiamo questi sistemi è che l'intera catena di comando fa tutti i comportamenti che chiede ai loro sottoposti. Quella è una regola fissa, perché è ovvio che se il chirurgo non si lava le mani, come dire, fai fatica a dire agli altri fatelo voi, perché già infetti tu il paziente, che il discorso è. Infatti il sistema, quando lo si mette in piedi, un po' più complicato di come ve l'ho potuto dire io, il sistema prevede conseguenze positive per tutti. All'ospedale di Aviano, oncologico, molto bello, un ospedale bellissimo, lì abbiamo realizzato questo processo di sicurezza comportamentale. Cosa abbiamo fatto? Tra le tante cose, io prima ho spiegato le cose al direttore sanitario, al direttore scientifico, al direttore amministrativo, a chi comanda l'ospedale. Lì devi trovare della gente illuminata che dice è meraviglioso, siccome si salva la vita in un ospedale, poi c'è il doppio vantaggio. Eviti all'infermiere di tagliarsi col bisturi e di prendere l'epatite virale. Ma se tu fai lavare le mani alla gente, eviti al paziente di morire di polmonite. Quindi hai due vantaggi enormi. Io vado lì, glielo spiego. Ho trovato quattro persone eccezionali. C'è stato proprio il direttore sanitario, dice, ma è meraviglioso perché non l'abbiamo fatto prima. E l'hanno attuato. Io ho mandato lì una ragazza che era mia assistente, che adesso l'hanno assunta lì da 5 anni, no? E loro hanno realizzato il sistema nelle 1700 persone che dell'ospedale. Una delle cose che abbiamo fatto, perché in gran parte delle conseguenze positive è l'apprezzamento del collega.
che non sembra, ma la cosa più importante per un lavoratore è avere l'apprezzamento, il cenno di assenso del collega. Collega potentissimo, in tutti i sensi. E quindi la prima cosa che noi facciamo è che se io mi metto in sicurezza, i miei altri quattro operai non dicono: ma ti sei messo anche preservativo di alluminio? Perché se mi pigliate in giro, io mi metto in sicurezza e voi fate come la mamma che mi castiga quando mi lavo i denti, no? Beh, non sembra, ma a Bergamo il vecchio operaio in canottiera sfotte il giovanotto che si è messo le protezioni. Il giovanotto se le toglie, perché nessuno piace fare la figura di 14. Ma dove abbiamo il sistema noi succede l'esatto opposto. Il vecchio operaio dice: bravo il giovanotto che si è messo in sicurezza. Addio, mi sono perso. Abbiamo. Lì ce ne siamo inventati un altro. Abbiamo usato, si chiama token economy, i gettoni. Avete mai fatto benzina a Tamoy? Ti mettono i punti. Allora, abbiamo fatto dei gettoni che l'infermiera li tiene in tasca. Lei, quando fa misure e comportamenti, proprio guarda che tutti si lavino le mani per almeno 15 secondi. Di solito il primario non lo fa, la fa da 6 secondi, 3 sbrigative. Un giorno quel primario, si vede che ha tempo una roba, si lava le mani per 18 secondi, quindi finalmente si è lavato le mani come Dio comanda. Tu vedi che l'infermiera che fa l'osservazione, dopo aver compilato la scheda, si avvicina e dice: dottore, ho visto che lei si è lavato le mani per 18 secondi, 3 oltre il limite di sicurezza. Complimenti, e come prevede il progetto, e gli dà un gettone. Tu vedi che il primario fa boh, stupidaggini, però piglia il gettone e mette in saccoccia. Dice: quanto vale il gettone? Mi pare 6 centesimi. Dice: ma come? Lui che guadagna 7.000 euro al mese, poi quando esce dall'ospedale in nero ne fa altri 7.000? Perché gli piace avere... Questo non... adesso non sto a spiegarvi perché. Tutti gli esseri umani sono sensibili a ricevere cose piacevoli anche se sono piccolissime. Chi addestra animali non dà da mangiare un tonno al delfino quando fa il salto, gli dà un pezzettino piccolo così. Chi addestra cani da valanghe gli dà un croccantino infinitesimo. L'uomo funziona uguale e gli dà il gettone. Tu vedi, dopo 2 settimane vanno giù al bar dell'ospedale, lì ci sono le... al bar dell'ospedale i dipendenti pagano, c'hanno lo sconto ma pagano. Allora 3 infermiere confabulano e una fa per andare alla cassa, 2 cappuccini, e vedi che il primario fa: oh, lascia, faccio io, cosa prendete ragazze? E lui fa lo splendido pagando quei gettoni che si è preso lavandosi le mani giusto. Lei potrà dire: e che bambinata. Sì, funziona. Funziona tanto, tantissimo. Perché? Perché io quel gettone, siccome vale poco, te lo posso dare tante volte. E questa è una legge scientifica. Più è alto il numero di conseguenze positive, e più l'uomo cambia rapidamente il comportamento. Non so, ma siccome quel gettone non è denaro vero, ma è una robettina che vale niente, io lo posso tenere in tasca, io caposala. E quando vedo quell'infermiera che finalmente migliora rispetto al solito, io glielo posso dare. Ma siccome vale poco, glielo posso dare anche 2 al giorno. Non è che distruggo economicamente l'ospedale, se le dessi 50 euro ogni volta è chiaro che allora il discorso fa che è vietato. Allora tu vedi che all'atto pratico tu costruisci un mondo. Adesso, lei ha davanti a sé un cretino, no? Lei pensi che io e mia moglie veniamo su da Pescara andando ad Ancona 7, 8, forse 10 anni fa. Io sono rimasto senza benzina, come un cretino, sa perché? Perché io volevo lo zainetto della Tamoy, avevo già la borsa termica. La Tamoy, che è stata una delle prime maledette a mettere i bollini quando fai benzina da loro, quando ne hai 2,5 milioni, non so quant'è, ti danno la posta termica. Per avere lo zainetto ci vogliono altri 400. Io ho ignorato 2 distributori perché io in sesta, 50 all'ora, cercavo disperatamente di avere... Quindi la Tamoy, con un timbro che vale 0,5 centesimi, è riuscita a ottenere che io vado in cerca del loro marchio. Che comportamento. Allora, adesso questa roba qui è un aneddoto. Funziona. Funziona. Qualunque cosa sia la conseguenza positiva sugli esseri viventi, funziona. Guardate che la gente crede, per esempio, che, non so, i cani guida... Avete mai letto sul giornale cane guida per ciechi, sbaglia comportamento e trascina il cieco sotto l'autobus? Alzi la mano chi ha letto sta notizia.
non vedo mani alzate. Sai perché? Perché non accade. Nessun cane guida sbaglia il comportamento di sicurezza. Dice, ma chissà quanto li picchiano. Mai. L'istruttore esce con in tasca dei croccantini, piccoli, proprio piccoli, e si fa tutto viale Italia, andata e ritorno col cane a guinzaglio. Ogni semaforo rosso che incontra, lui guarda il cane. Se il cane mette le zampe giù dal marciapiede, cioè fa per attraversare, che è un comportamento pericoloso, l'istruttore non fa niente, non lo picchia, semplicemente lo frena con il guinzaglio, basta. Ci sarà una volta che si arriva davanti al semaforo rosso e sta bestia per caso tiene le zampe sul marciapiede perché ha visto una cagnetta di Lauset. Alla prima volta che il cane col semaforo rosso si ferma con le zampe sul marciapiede, che è il comportamento sicuro, vedi che l'istruttore fa tac e gli dà una conseguenza piccola ma è immediata e piacevole per il cane. Ogni volta che il cane si ferma, croccantino. Ogni volta che il cane mette le zampe giù, non riceve nessuna sanzione, nessun croccantino. Provate a chiedere se avete un amico che fa questo di mestiere. Basta fare due volte via l'Italia. Tu sei uscito mezz'ora fa col cane completamente selvaggio, tu torni indietro dopo due ore di queste passeggiate col cane che fa così. Ci sarà mica un rosso quelle volte. Tu vedi che come il cane incontra il semaforo rosso, scodinzolo. Perché? Perché sa che gli dai. È contento. Non vedo l'ora di fare, di salvare il cieco. Voi non leggerete mai che il cane sbaglia comportamento. Perché gli riceve conseguenze piccole e immediate, ma numerosissime. Allora, questo è un fatto biologico. Certo, con la lucertola che un rettile fai fatica, col cane è più facile, con la scimmia è ancora più facile. L'uomo, siamo gli esseri più malleabili del creato. A un cane gli devi dare 40 conseguenze, a un uomo le basta 4. Noi siamo diventati la specie dominante sul pianeta perché noi siamo sensibili, come nessun altro, agli stimoli positivi che ci dà l'ambiente dopo che facciamo giusto. Infatti tu vedi che i bambini imparano tutto, come? Per le conseguenze. Bevo quella roba è dolce, la ribevo, bevo quella roba è aceto, lo sputo, non la bevo più. Cioè non ricordo che tu fai un corso al bambino sulle sostanze, lo impara con le conseguenze in un attimo. Lei vede il leone perché va a, impara ad andare a caccia sotto vento? Perché c'è innato, ma le valle. Il leone qui vede la gazzella, stimolo antecedente. Sente il vento qua sulla criniera, qua dietro, va all'assalto. Esito, digiuna. Digiunare è una punzione per il leone, perché ha consumato energie e digiuna. Lui sa che se fa 10 assalti così muore di fame, perché dopo non ha più la forza di andare all'assalto. Infatti, dopo 3 tentativi di pigliare la gazzella, quando sente il vento qua dietro, smette. Se il vento viene da dietro, il vento porta l'odore del leone alla gazzella, la gazzella va via. Tu vedi che il leoncino, orfano, un po' smagrito, povero, il giorno dopo è dall'altra parte della radura. Per puro caso, oggi, lui vede la gazzella, ma sente il vento sui baffi che viene in faccia. Dice, proviamo anche questa. Va all'assalto. Esito, pranza, perché riesce a prendere la gazzella. Tu vedi che bastano 2 o 3 giorni, il leone parte solo quando ha il vento sui baffi. Anzi, dopo un po', se sente il vento qua dietro, fa il giro della radura e fa l'attacco di là. Chi gliel'ha insegnato? La foresta, le conseguenze. In un caso pranzo, nell'altro digiuno. In un caso pranzo, nell'altro digiuno. Allora, perché in azienda noi dobbiamo costruire un ambiente artificiale? Perché l'azienda è un ambiente artificiale. E spesso l'uomo che ha fatto l'azienda l'ha fatto male. Ha fatto in modo che chi fa i comportamenti a rischio finisce di lavorare prima. Chi fa i comportamenti a rischio riceve i complimenti dei colleghi. Chi fa i comportamenti a rischio viene promosso da capo, che ne so. Chi fa i comportamenti a rischio ha più soddisfazione di chi fa il comportamento protetto. Io mi metto la visiera e ci vedo peggio e si appanna. Io me la tolgo e gira l'aria. E quindi tu mi devi costruire, allora, o mi dai una visiera arieggiata, oppure mi devi costruire un mondo in cui se io mi tengo la visiera che fa caldo, qualcos'altro, l'infermiera, mi deve dare una gratificazione. Siccome l'approvazione del collega spesso è più piacevole di quanto non sia spiacevole mettersi gli occhiali di sicurezza che dà fastidio sul naso, automaticamente lo faccio. Quindi. Vorrei fare una domanda. Lei, allacciando nel discorso della... Ma io non vorrei poi, vedi, non andare a dormire, eh?
Vabbè, solo una cosa. Io non ho problemi. Il suo metodo che lei propone stasera, farlo in azienda con sindacato o senza di sindacato, che differenza c'è? Se lo fai, allora, se lo fai senza i dirigenti, senza sindacato non funziona. Se lo fai senza sindacato non funziona, senza dirigenti non funziona. Funziona solo se si chiama il board, il direttore amministrativo, il capo del personale, il direttore della produzione, il capo del... Se tutti quelli che governano l'azienda lo vogliono fare, lo fanno, funziona. Il sindacato anche. Altrimenti diventa come l'estrazione di un molare, non vai più a casa, ce la fai. Perché io ho bisogno che se l'operaio Giovanni, che magari gli mancano 6 mesi alla pensione, che lui è sempre stato in canottiera, e lui dice io sto attento, io una scheggia non la piglio mai, per cui la giacca di produzione non me la metto, no? Lui deve avere intorno a sé un ambiente dove chiunque lo veda indossare la giacca di protezione lo deve apprezzare. E questo deve essere il sindacalista, il dirigente, il compagno di lavoro, chiunque. Deve essere un ambiente... Allora, scusate, ma giusto per... Avete presente i bambini figli di genitori separati? Che spesso sono un po' fuori. Perché? Perché lo stesso comportamento, se lo faccio con papà, dice che è simpatico. Se lo faccio con la mamma, più non c'è fuori. Lo stesso comportamento, quindi ha due conseguenze opposte. Questo qui è un ambiente che non ti costruisce niente. Diventi bambino di gente. Quindi tu hai bisogno di un ambiente... Adesso, mi allargo, io sono vecchio, voi siete più giovani, quindi... Sapete che ai miei tempi tu venivi educato praticamente dal paese. Perché? Perché se tu nascevi in un piccolo paese, se ti vedeva il parroco fare quella birbonata, ti dava un cefone. Se ti vedeva tua mamma, ti dava un cefone. Se ti vedeva tuo nonno, ti dava un cefone. Se ti vedeva tuo fratello maggiore, ti dava due cefoni. Dopo un po' viene faccia così. Dici, ma come mai in questo paese mi deve il maresciallo dei carabinieri, dà un cefone anche lui? Allora, cosa vuol dire? In questo paesino dove io vengo educato, quel comportamento lì, che ne so, rompere le sedie della chiesa, chiunque me lo veda fare avrò conseguenze punitive. Quell'altro comportamento, che ne so, aiutare quel bambino disabile a attraversare la strada, mi ha visto mia mamma, mi ha fatto una carezza, mi ha visto mio padre e mi ha detto vedi che non fai schifo in fondo, mi ha visto il parroco e mi ha detto ma che Dio ti benedica. Allora tu hai un ambiente dove è molto facile sviluppare i comportamenti. Dov'è che diventa molto difficile? Quando tu stai in una fabbrica, che quel comportamento che tu fai, se ti vede il capo della sicurezza ti dice bravo, se ti vede il capo della produzione ti dice cazzo, dai, muoviti, Dio buono. Allora lo stesso comportamento viene gratificato da uno, punito da quell'altro. È un modo alla rovescia, non può funzionare così. Giusto? Allora è importante che tutti in azienda sappiano cos'è il sistema e tutti gratificano allo stesso modo. In questa maniera il lavoratore, come dire, ha la certezza che facendo una cosa che voi vedete una volta, no, per esempio si dice ma per chi nasce a Zurigo diventa preciso, chi nasce a Napoli un po' meno. E cosa dipende? L'ambiente. A Zurigo se tu scarti una caramella tu non ti viene a buttarla per terra. Perché? E perché perfino i cestini vengono lucidati, è un peccato sporcarli. Dopo un po' ti ingoi la caramella, la carta o della caramella, no? Se tu vai a Napoli, dove è pieno di immondizia, vedi uno che dal terzo piano butta giù un secchio, tu fai così con la carta. Allora, è importantissimo avere un ambiente che ti gratifica i comportamenti di sicurezza, che di solito non c'è. Perché? Perché il capo della produzione, e ha ragione, ti gratifica se fai svelto. Il capo della sicurezza raramente ti gratifica se lavori in sicurezza. Perché? È perché lui non conosce il metodo. Lui ti ha fatto il corso 2 anni fa e oggi lui è nel suo ufficio. E quindi io so che se oggi mi metto il casco rallenterò la produzione. Ma nessuno mi dirà bravo. Ci sarà forse qualcuno che sbagliando in buona fede mi dirà Dio buono, dai. No? E allora tu vedi che un ambiente così non è congruente. È come se a casa papà mi desse un cefone e la mamma una carezza a seconda di quello che faccio. Guardate che poi diciamo cose che sono banali, semplici. Nei paesini una volta la gente si assomigliava. Perché? È perché tu con il paese ti educava più o meno in quella maniera lì. Adesso se tu nasci in una periferia di una città non è così. Perché?
è perché se sono a casa con mia nonna e faccio quella birbonata mi sgrida. Se sono al bar con quei tre delinquenti alle 3 del pomeriggio, se faccio la stessa birbonata mi dicono grande, gliel'hai fatta vedere. E allora tu vedi che io vivo in un ambiente dove dopo un po' comincio a sviluppare non un comportamento, tre. E due di questi tre comportamenti sono incongruenti con gli altri. Divento quel che si dice un farabutto. Cioè, l'educazione non è altro che la predisposizione degli stimoli conseguenti mentre uno cresce. Ma il fatto è che uno continua a crescere tutta la vita. Vi dico l'ultima roba. Sappiate che perfino i vecchi come me cambiano comportamento all'istante se gli cambi le conseguenze. L'anziano di 88 anni che arriva con l'automobile davanti alla chiesa, lui ha sempre girato a destra. Sono 70 anni che gira a destra. Un giorno lui arriva davanti alla chiesa, gira a destra e si trova zona ZTL a traffico limitato, multa. Quindi è una punizione. Tu vedi che il vecchietto il giorno dopo arriva lì, non gira più a destra, gira a sinistra. Se girando a sinistra trova la strada libera e c'è anche parcheggio e non ci sono neanche le righe blu, non pago, sai che gli bastano, al massimo piglia due multe e poi impara a girare a sinistra. Dici, ma com'è? È vecchio e riesce a cambiare comportamento. E certo, se gli cambi le conseguenze, anche un novantenne cambia comportamento. L'unica differenza è che mentre al giovane gli devi solo costruire il comportamento nuovo, al vecchio gli devi distruggere il comportamento vecchio e sostituirlo con quello nuovo, in cui qualche volta ci vuole un po' di più. Ma non perché è vecchio, solo perché ha avuto già tante volte soddisfazione andando a pescare lì. Ma se d'ora in poi, quando va a pescare lì, non trova più niente, dopo un po' smette anche lui. Alla fine, se ci pensate, è una roba. Le posso fare due ultime osservazioni, perché il terzo errore non l'ha detto. Aspetta, allora. Il primo che abbiamo detto è punire è sbagliato. Allora, il primo è non guardare i risultati, cioè l'incidente, ma guardare spesso i comportamenti. Io guardo, mettiamo che sia guardare lo specchietto prima di chiudere le porte, se lei, io vedo, la guardo, e quando lei lo fa un po' di più, io le dico bravo, siamo a posto. L'altro è non usare la punizione ma usare la conseguenza positiva. Ora, sa che me lo sono dimenticato anch'io. Io lo dico io. Togliere dal monte premi i soldi di quei sinistri che non sono stati dichiarati. Beh, allora vedi, l'ha trovato. E siccome la sveglia domani mattina alle 5, la è meglio. Arrivederci.